Prima notte in tenda per i lavoratori dell'AIAS non si è mosso ancora nulla. Ci sembra di no. Ieri abbiamo avuto notizie che la commissione dell'ASL stesse lavorando per abbreviare i tempi sulla riallocazione dei pazienti. In effetti abbiamo visto il direttore generale uscire intorno alle 23 dall'azienda, però non abbiamo nessuna notizia definitiva. Restano tutte le problematiche di ieri, ovviamente noi continuiamo lo sciopero della fame d'oltranza, abbiamo già detto non stiamo scherzando, qualcuno deve assumersi la responsabilità di queste 10 mensilità di ritardo sul pagamento degli stipendi, della vita di questi lavoratori e di queste famiglie, e ovviamente chiediamo l'intervento di tutti, la regione, l'AIAS nazionale, qualcosa deve smuoversi perché qui davvero non si può andare avanti. La protesta rientrerà appena saranno corrisposte le prime 3 mensilità, questo potrebbe essere il primo passo. Noi abbiamo chiesto 3 mensilità che sono quelle sulle quali poi già è stata emessa una diffida accertativa da parte dell'Ispettorato del Lavoro, della quale ovviamente la notifica è stata già fatta da AIAS e AS di Avellino. Siamo convinti che l'ASL possa sostituirsi al pagamento delle spettanze come stazione appaltante pubblica. Attendiamo un segnale e il segnale che ci farà smettere è questo, 3 mensilità, perché è un primo piccolo passo per consentire a queste persone di ritornare a fare una vita più o meno normale. La situazione dei lavoratori è disperata, come invece la situazione dei pazienti? Noi risulta che alcuni pazienti stiano eseguendo le riabilitazioni a Solò, fra altri presso il Centro Australia, ma è una situazione temporanea. Ovviamente noi stiamo lavorando con il tavolo in prefettura affinché i pazienti, che per noi sono comunque il primo obiettivo di questa vertenza, perché garantire il servizio, ricordo che è un servizio pubblico garantito da privati, questo qui è il nostro primo obiettivo, devono essere riallocati in attesa di un eventuale esito del ricorso al TAR dell'AIAS presso altre strutture che fanno queste attività, riabilitazione ex articolo 26.